Gran cancelliere lì a Pechino del Palazzo Reale e Ping, in questo caso qui a Roma, Armando Agliostini. Ciao Armando. Ciao, fa Sabine. parte delle tre maschere che tentano di dissuadere Calaf dall'affrontare gli enigmi, ma non ci riescono naturalmente. E sono quelli poi che restano un po' deluso dall'andamento della città di Pechino sotto questa principessa tremenda che... Ecco, raccontami. Beh, diciamo che questa volta, forse per la prima volta, le maschere risultano, vista la visione registica di Stefano Monti, un pochino meno antipatiche. Sono viste più dal lato umano e infatti viene fuori questo spirito proprio nel secondo atto, dove viene esaltata appunto la loro vera identità, ecco, umana. Un veterano delle maschere di Turandot è il tenore Paolo Barbacini, qui al Teatro dell'Opera di Roma è Pang. Sì. Ecco, Paolo Barbacini, appunto, questo personaggio l'ha sempre interpretato tante volte in teatro, per cui è inutile dire, raccontare il tuo personaggio, no, certo. Però appunto avendolo fatto tante volte hai da dire molto su questo personaggio. Sì, questo personaggio certamente va visto assieme agli altri, in quanto non può essere disgiunto perché cantano sempre in tre e quindi sono sempre terzetti. E questo personaggio è estremamente impegnativo per la musicalità che occorre per questi attacchi sempre molto pericolosi, quindi bisogna essere sempre estremamente concentrati per poter cantare e muoversi bene in questo ruolo. Giorgio Zennaro è veneziano e so che c'è stata una bella iniziativa qui all'Opera di Roma, ha fatto l'anteprima per il Teatro La Fenice. Esattamente, abbiamo fatto l'anteprima 2 giorni fa alla presenza del presidente Scalfaro e dei 2 sindaci di Roma, Rutelli e di Venezia, Cacciari, per questo momento della Fenice appunto. E io in particolar modo, che sono veneziano, l'ho fatto con un nodo alla gola perché insomma è andato via un pezzo di vita. Perché insomma da ragazzo ho frequentato il teatro più di casa mia. Il tuo personaggio qui nella Turandot? Il mio personaggio è il 33% di un personaggio, perché siamo in tre, perciò è vissuto con gli altri. È vissuto con gli altri, è stata una bellissima esperienza perché è una Turandot un po' diversa dalle Turandot che di solito si fanno, io ne ho fatte parecchie, perciò un po' di, diciamo, una parola posso dire. E il secondo atto con questo archivio è, secondo me, centratissimo, perché finalmente si vede che lavoro facevano questi tre consiglieri, questi tre, io poi un cuciniere, un po' più in carne.